Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luisa e benvenuti in questo nuovo video. Sto facendo il video con la finestra chiusa in modo da che non sentiate le cicale e sto morendo di caldo. Oggi facciamo un video che in qualche modo si differenzia un po' dagli altri. Non parleremo nello specifico di legge dell'attrazione degli assunti, ma diciamo una materia molto affine che è la metagenealogia. Nello specifico andremo a trattare l'influenza del nome sul nostro destino e sulle nostre credenze limitanti. Allora, prima di iniziare, io vi ricordo di iscrivervi al canale e se volete anche al gruppo Facebook iLook Community. E partiamo subito. C'è da dire che fin dall'antichità si è creduto che ogni nome fosse portatore di uno specifico destino. Anche gli antichi romani usavano l'espressione nomen omen, che significa all'incirca il nome è un presagio, ad ogni nome il suo destino, ecco, quindi ad un nome associato uno specifico fato. Anche i Maya assegnavano i nomi in base a quelle che erano le date di nascita dei neonati, quindi ad ogni giorno era associata una specifica energia. Ed il bambino che nasceva veniva visto come l'incarnazione di quella specifica energia, come se il suo compito fosse quello di portare quell'energia al mondo, come se lui avesse già una missione e appunto un suo destino. Noi non scegliamo la famiglia in cui incarnarci. O meglio, questo è quello che ci è sempre stato insegnato. Si dice che la famiglia non si sceglie. Però dal punto di vista animico dell'anima non è propriamente così. L'anima sceglie di incarnarsi, a volte magari sì sollecitata da altre entità, da patti animici, ma di base l'anima si incarna per sua volontà. Nessuno può costringere un'anima ad incarnarsi. Al massimo può tentare di manipolarla, ma quello è un altro discorso. Questo è per dire che ognuno di noi, se è qui sulla Terra, ha scelto di incarnarsi ed ha anche scelto di seguire uno specifico percorso, di incarnarsi in quella specifica famiglia, in quell'albero genealogico, perché magari sente di dover portare a termine, delle esperienze, di fare quel determinato percorso, o anche perché quella data famiglia gli darebbe la possibilità di rivivere esperienze che anima ha già vissuto le incarnazioni precedenti. Se anima ha fatto un patto di povertà, per esempio, e dai patti animici si può uscire, i patti animici possono essere revocati, chiusa parentesi. Se anima ha scelto di fare un patto, ad esempio, di povertà, potrebbe reincarnarsi in una famiglia povera, ad esempio. Quindi la famiglia è un qualcosa che per certi versi anima sceglie. Il tutto avviene ovviamente inconsciamente, noi quando nasciamo non siamo consapevoli di ciò, però ci teniamo a fare questa piccola parentesi. Sotto questo punto di vista, la famiglia e l'albero genealogico diventano un dono ed un nodo, che sono due parole, l'una l'anagramma dell'altra, quindi come dire, croce e delizia. La famiglia ci porta tante cose belle, tante tradizioni, ci forma. L'uomo comunque è formato, si modifica in base anche all'ambiente in cui vive, però è anche nodo, quindi c'è anche una trasmissione di blocchi energetici, di credenze limitanti e così via. Però il tutto non è appunto, non avviene in maniera totalmente passiva, ma è anche anima che magari a causa di una sua credenza limitante, una sua influenza, l'influenza cioè di un'altra entità, ritiene di dover seguire quello specifico pattern, che sia positivo o negativo. Ecco, io qui ho degli appunti miei che mi sono scritta prima. E quindi ecco, dove voglio arrivare? Che al fatto che anche la scelta del nome della persona, l'assegnazione del mio nome, del tuo nome, non è stato un qualcosa di casuale. Perché è vero che il nome ce lo danno i nostri genitori, chi ci ha cresciuto, quello che è. Ma ricordiamoci che è sempre l'anima
ad attrarre le azioni, gli eventi, anche il proprio nome in base a quello che Anima vuole realizzare in questa incarnazione ed in base alle sue credenze limitanti. Quindi se Anima ritiene, facciamo l'esempio di prima, di dover vivere una vita povera perché ha fatto in precedenza un patto, un voto alla povertà, mettiamola così, probabilmente andrà ad attirare, a manifestare come proprio nome un nome che evoca questo concetto. Dico una cavolata perché poi non è che so i significati di ogni nome, mi viene in mente San Francesco, ok? Che dava i suoi averi ai poveri, probabilmente quest'anima potrebbe chiamarsi Francesco o Francesca. Dico una cosa a caso. Quindi anche questo aspetto ci riporta al fatto che noi siamo gli unici effettivamente ad avere potere nella nostra realtà, ma siamo molto condizionati inconsciamente da una serie di fattori e riteniamo a livello conscio invece di essere schiavi di questa realtà, come se gli altri potessero scegliere per noi, quando poi in realtà appunto non è così. Ho trovato un blog molto interessante che si chiama Anima e Radici. Io su questo argomento avevo letto un libro, Metagenealogia, di, non so pronunciarlo, Jorodowski, non ne ho idea, ve ne ho parlato in qualche video precedente quando ho esposto quello che era il mio percorso spirituale. Questo blog un po' espone gli stessi concetti in chiave molto semplice, io vi consiglio di andarlo a spulciare. E in uno dei suoi post, questa Sabina, la creatrice del blog, va a spiegare il significato del suo nome e l'influenza che il suo nome ha avuto sulla sua vita. E ci tengo a fare una riflessione. Secondo me non è totalmente vero che il nome ha un'influenza sul nostro destino e sulla nostra vita. Più che altro è l'anima che, avendo delle sue credenze limitanti, va ad attirare a sé il proprio nome e di conseguenza anche determinati eventi che sono correlati al nome stesso. C'è anche da dire che comunque esiste una coscienza collettiva ed una memoria collettiva a cui noi riusciamo ad accedere inconsciamente. La nostra, diciamo, coscienza fa delle associazioni per simboli, quindi un determinato nome, una determinata parola evoca in noi un concetto, che sia bello o brutto, anche se noi non ce ne rendiamo conto. E quindi Sabina, la ragazza di questo blog, spiega come il suo nome sia comunque un nome associato ad un evento storico che è il Ratto delle Sabine, quindi un evento avvenuto all'epoca degli antichi romani, in cui appunto vi fu il rapimento di queste donne sabine che vennero maltrattate, stuprate, appunto costrette, diciamo, al matrimonio con i romani, eccetera, eccetera. Quindi un evento che va ad evocare il concetto di maltrattamento, matrimonio forzato e stupro, eccetera, eccetera. E lei, andando a scavare un po' in quelle che erano le sue vecchie esperienze familiari e personali, ha ritrovato un po' gli stessi pattern, gli stessi concetti, gli stessi eventi. Questo non perché il suo nome sia stata una maledizione e quindi lei ha tratto queste cose, ma perché evidentemente la sua anima riteneva opportuno sperimentare con gli eventi e quindi ha tratto un nome che richiamasse anche questi eventi. Ecco, io almeno la interpreto così. Un qualcosa di simile avviene per quanto riguarda i nomi religiosi. Qui in Italia abbiamo un po' l'usanza di dare i nomi dei santi alle persone, oppure anche i nomi dei parenti. Parliamo un attimo però dei nomi dei santi o nomi associati alla religione. Anche i nomi religiosi portano con sé un fardello ed un significato simbolico. Prendiamo i martiri. Ogni martire è morto in maniera tragica e in maniera diversa l'uno dall'altro, no? La nostra anima, la nostra coscienza, anche se magari consciamente non conosce la storia di quello specifico santo, comunque può accedere a questo archivio generale universale in cui va a ripescare il significato di quel nome, la vita di quel santo, che fine ha fatto, eccetera, eccetera. Quindi, se l'anima, ad esempio, e questo lo diceva anche la stessa Sabina in un post,
Se questa persona si chiama Giovanni, inconsciamente potrebbe fare un'associazione con Giovanna d'Arco, la quale è stata messa a rogo, e in quella famiglia potrebbero esserci eventi che vanno a rievocare il concetto del fuoco, dell'ustione e cose del genere. Questo perché appunto inconsciamente l'anima sente di avere un debito, diciamo, nei confronti di quel nome, o meglio di dover ripetere quello stesso pattern, quello stesso fato e destino, cioè una sorta di lealtà inconscia nei confronti di quel nome oppure quel parente di cui ci è stato messo il nome, da cui abbiamo ereditato, facciamo così, il nome. Ed infatti non è poco comune che la persona che ha ereditato il nome del nonno, dello zio, eccetera, erediti le stesse passioni, attitudini, lo stesso carattere, però spesso non è qualcosa che avviene in maniera così spontanea, è una sorta di autoconvinzione. L'anima si convince di dover ripetere quei pattern, di dover realizzare quello che il suo avo non è riuscito a compiere, eccetera, eccetera. C'è una sorta, appunto, come ho detto prima, di lealtà indiscussa ed inconscia che l'anima ha nei confronti della persona di cui ha preso il nome, mettiamola così. Lo stesso può avvenire nel caso in cui, ad esempio, un bambino erediti il nome di un fratellino defunto. Lui, in maniera totalmente inconscia, inconsapevole, erediterà un grande magari senso di colpa e senso di dovere. Il senso di colpa di essere vivo rispetto al fratellino, che invece non lo è più. E un gran senso di dovere, di dover vivere al massimo, al meglio, perché lui non sta vivendo solo per se stesso, ma per due. Però anche in quel caso non c'è tanto da colpevolizzare i genitori, ma appunto è l'anima stessa che ritiene di dover vivere quelle esperienze. Quindi questo non vuole essere un monito nei confronti dei genitori, cioè la consapevolezza ci aiuta sicuramente. Sicuramente molti di voi che stanno pensando di dare il nome dei nonni ai propri bambini magari cambieranno idea, però ecco, il discorso è un altro. Voglio un po' farvi riflettere sulla responsabilità individuale che ha l'anima. L'anima attira in base a quelle che sono le proprie credenze e le proprie comunque volontà. Ok, vediamo se ho lasciato qualche altro punto in sospeso. Ah, c'è un altro argomento interessante che è la sindrome dell'anniversario. Io ho visto in passato anche un documentario su questa cosa che mi ha sconvolto, mi è rimasto proprio impresso. Cioè, capita che a volte in uno stesso albero genealogico, in una stessa famiglia, in una determinata data dell'anno avvengano le stesse cose, gli stessi eventi, anche a distanza di decenni, ok? Una cosa che succede a un nonno può succedere ad un nipote molti anni dopo, se non la stessa cosa, qualcosa di simile. Questo perché? Sempre perché la coscienza accede a quelle informazioni di cui magari consciamente non è a conoscenza e si sente in debito verso quell'evento, verso quelle persone e vuole rievocare gli stessi fatti, vuole ricreare le stesse situazioni. Possono esserci degli esempi delle situazioni di incidenti, ad esempio, ricorrenti nella stessa famiglia, di dinamiche ricorrenti, non per forza negative, ma anche a volte positive. Date di anniversario, matrimoni, eccetera, che ricorrono in una stessa famiglia. E non è assolutamente un caso. Ad esempio, mi è venuto in mente un mio amico, il quale d'estate ci dice sempre la stessa cosa. Ci dice che lui ogni Ferragosto fa un incidente con la macchina, se non lui, il fratello o il padre. Quindi nella sua famiglia c'è questo pattern, c'è questo evento che continua a ripetersi proprio perché inconsciamente loro hanno la volontà di far ripetere la cosa, ma ripeto, questo non è un destino a cui non possiamo opporci, anzi, avere consapevolezza di tutte queste cose ci aiuta a non ripetere le stesse azioni e a non attirare, ecco, questi eventi. E niente, io vi lascio consigliandovi sempre il libro Metagenealogia dell'autore che vi ho detto prima, non so pronunciarlo, mi dispiace. Vi consiglio appunto di spulciare questo blog
E mi farebbe anche piacere fare magari un altro paio di video su questo argomento. Quindi datemi un feedback, fatemi sapere se è stato interessante. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.